Ma è un grande orgoglio che sia stata scelta la nostra città, perché è anche un po' un riconoscere un impegno che è durato che è partito nel 1964. E la cosa che mi fa particolarmente piacere è che quando si parla di educazione alla memoria, quando c'è questa ricorrenza che è stata poi stabilita con legge soltanto nel 2000, noi sappiamo di avere un'amministrazione che ha riconosciuto invece questo valore, l'importanza soprattutto del tema dell'educazione alla memoria, perché educare alla memoria non è una cosa scontata. Noi educhiamo i nostri ragazzi alla memoria tutti i giorni, 365 giorni all'anno, non soltanto in occasione di una ricorrenza, e questo è fondamentale per capire, per approfondire, per capire le analogie con il presente, per fare in modo che quelle terribili accadimenti non accadano più oggi, ma per avere anche, sviluppare una coscienza critica nei giovani che possano recepire quei segni di violenza, di discriminazione dell'altro, che comunque possono sempre essere un pericolo per la nostra società. E quindi la cosa importante per noi è ricordare che non è semplicemente un viaggio, un andare in un luogo, che è sicuramente un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare, ho accompagnato alcuni giovani della nostra città qualche anno fa, e penso che l'avere la consapevolezza di avere tanti giovani e di aver educato in questi anni più di 10.000 giovani che hanno avuto un'opportunità di formarsi, ma di formarsi a livello personale, di formare una coscienza che li sappia far leggere anche nella nostra società, nel nostro presente, i segni di quello che non deve più accadere.